È un detto che ho utilizzato tantissime volte durante la mia attività professionale ed è questo: durante le feste, prima delle feste, ai miei pazienti, ma anche alle persone che incontro per strada che mi chiedono, dico sempre: attenzione, non si ingrassa mai da Natale all'ultimo dell'anno. Ma eventualmente si può ingrassare dall'ultimo dell'anno a Natale. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che le feste vanno onorate e che quello che succede durante le feste è una piccolissima cosa che potete rimediare tranquillamente quando volete. Avete presente quando volete fare un po' di buon fisico, volete fare un po' di muscolo? Immagino che non andiate solo una volta in palestra e facciate un esercizio molto, molto aggressivo e molto intenso e poi dal giorno dopo riprendete la vostra vita normalissima, senza andare ancora in palestra. Ecco, lo stesso succede al nostro organismo quando, mangiamo qualcosa in più. Non si ingrassa subito, non è qualche giorno di buona mangiata in compagnia con gli amici, con la famiglia, che voi innesterete quel meccanismo nel vostro corpo che determina poi l'accumulo di grasso nelle vostre cellule. Alla fine otterrete semplicemente molta ritenzione in più, acqua, e magari il vostro fegato vi penserà molto male, avrà una cattiva reputazione nei vostri confronti e magari vi sveglierete la mattina con un cattivo sapore in bocca, avrete qualche altro disturbo, ma sicuramente non ingrasserete come pensiamo che si possa ingrassare. Basterà che voi, dopo aver trascorso le vostre vacanze, spero tutti in modo sereno e ve lo auguro di cuore, basterà che voi dopo abbiate il buon uso, la buona creanza di magari pesarvi, telefonarmi, chiedere qualche consiglio al sottoscritto e iniziare una terapia a migliorare e vi mettiate qualche giorno a dieta. A dieta, poi quando mi telefonerete vi spiegherò anche come impostarla velocemente. Ci sono delle diete che proprio hanno la caratteristica di scaricare in modo molto efficace, veramente molto efficace, con grandissima soddisfazione il gonfiore, la ritenzione e tantissimi altri piccoli strumenti che voi da gennaio in qualche giorno potrete impostare e ritornare esattamente come eravate prima del Natale. Ricordatevi che è questa la cosa più importante. Non soffermarvi sulle singole festività, sul compleanno, sulla Pasqua, sul Natale, ma esattamente il contrario, quando non sono più le feste, quando tornate a lavorare, quando riprendete la vostra vita, ricominciare ad abituare il vostro corpo ai normali e salutari ritmi di vita. Ok, ciao, ci vediamo dopo le feste. Buone feste a tutti.